Hater, quindi ragazzi sì, sono di parte, assolutamente sì, ma io lo ammetto, io ho l'onestà intellettuale di ammetterlo. Abbiamo annunciato su Twitch, Marco Orcassi sfiderà il Panzero. Ma sono già volate parole grosse su, anche solo online. Marco Orcassi che non ha mai perso nel mese di febbraio, queste statistiche che ci piacciono. E quindi proverà l'assalto al titolo dei pesi leggeri in un febbraio caldo per lui. È il suo mese, inizialmente il suo mese, vediamo. Opportunità uno contro uno e vediamo se il nostro campione di forze leggeri riesce a fare qualcosa. E finalmente il campione dei pesi leggeri, l'uomo eccolo più qua, motivato di tutta la ICW. Sì. Un campione che merita di essere in governo. Eccolo qua, Panzero! Il backstage, sì, assolutamente. Ah, vergognati! Con la bandana al collo! Ha battuto tutti i suoi avversari in maniera leale e pulita, dimostrando che anche chi, anche a quelli a cui non daresti una chance, sì, anche se possono farcela. Ma siamo quello qua veramente... Quello lì è il suo vecchio costume, comunque. È esattamente il costume qui ha perso i titoli di coppia contro Arco Cassi e Dennis. Piccoli, sì, è proprio una bella scelta, assolutamente. Piccoli dettagli. Panzero, una gran scelta andare a sfidare una persona che ti ha già battuto con un costume esattamente lo stesso che ti ha già battuto. Complimentoni. Si sono insultati in ogni modo su Twitch. Arco Cassi l'ha mandato a quel paese più volte, eccolo ancora. Panzero invece già mette le mani addosso ancora. Panzero accecato dalla rabbia, potrebbe essere l'arma vincente o l'arma che potrebbe farlo perdere. Guarda, Panzero è molto più serio del solito. Potrebbe vagamente sembrare un wrestler questa volta invece che un gioppino che balla in mezzo al ring. Con Arco Cassi bisogna essere molto concentrati, Arco Cassi, ricordiamo la che nel primo scorso match lo ha quasi decapitato con un lager, quindi insomma parliamone, sì, decisamente l'ha quasi decapitato con un lager, però alla fine chi ha vinto? Alla fine ha vinto Panzero, sì, in un sì, modo con un po' di fortuna, però guarda come risponde Panzero, chiamano gli schiaffi qua. Arco Cassi va di scorrettezza all'angolo. Panzero, questa come la chiami? Giustizia poetica. Ma la chiamo poetica. Giustizia. Giustissima. Sai come la chiamo io? Guarda, Panzero neanche li sente i colpi con lo strato, il protettivo che ha sopra. Arco Cassi. Ha parato il fuscello. Guarda, io almeno non fingo che essere un peso leggero. Ma è un peso leggero, guarda, è tutta ma massa. Ma dove? Quella. È tutta massa quella. Sì. Resta il fatto che se Panzero ha il titolo dei pesi leggeri ci sarà un motivo. Non la gliel'hanno regalato. Il motivo è perché merita di essere dov'è. Sì. Il motivo è perché gli è stato regalato. Panzero prende la rincorsa con la culata. Le grandi mosse di wrestling. Oh, però la però grande culata del wrestling, ecco, perfetto. E va giù con lo splash. Prova 1-2. Tipica mossa da pesi leggeri, lo splash. Credo che il tagging partner del nostro main event usava la culata alla fine. La usano anche anche non così pesanti come dici te. Sì, però un peso leggero, onestamente. Sulla gola. Fantastico, addio piaccio per la gola. E l'aria. Che l'aria tonante. Per il titolo dei pesi leggeri. Se ti arriva una culata in faccia anche da una persona magra, secondo te non fa male? No, è umiliante semplicemente. Che cosa fa Arco Cassi?
Forcassi, che ricordiamo viene da un periodaccio davvero, un infortunio che l'ha tenuto fuori per tantissimo tempo, poi a posto, dal tornato. E per questo giustifichiamo queste tattiche scorrette. No, giustifichiamo qualsiasi tattica utilizzata contro Panzero. Vergogna. Qualsiasi tattica, mi ricordi del Racing? Assolutamente sei sì, Vader. Vergogna. Oh, guarda la bella manovra di resta, una perfetta Russian Leg Whip. Russian Leg Whip di Hardcore Cassi. Che stende Panzero. E ora vuole chiuderla in ginocchio. Sì. Eh sì, ecco. Aia, ancora sulla schiena. Una mazzata pazzesca nella schiena. Ma guarda la faccia di Panzero, guarda come adesso lo sta facendo arrabbiare. E due breaker. Hardcore Cassi, una volta campione di pesi leggeri, una volta campione di coppia con Dennis. Panzero invece due volte campione di coppia e una volta. Basta, come la spieghiamo? Cosa che ha chiesto l'arbitro di contare più veloce. Ha fatto qualcosa di illegale, di illegale. Certo, l'arbitro stava contando perfettamente. E ha chiesto di contare più veloce, non mi sembra che abbia capito. Quindi anche secondo te l'uno viene dopo l'uno, il tre viene dopo l'uno? No, assolutamente no. Slipper, a chiuderlo nella slipper, lo mandiamo a nanna finalmente, così la smette di parlare, di esistere, di comunicare col mondo, di infastidire tutto il globo terracco con la sua inopinata gioia. Non abbiamo capito dove va, tra cosa Panzero non dorme. Panzero aspetta, esattamente attendere l'ombra, cosa. E intanto è conto di due, no, peccato, purtroppo si è svegliato, mamma mia che cosa fastidiosa. Perché reagisce? Panzero che va con la Atomic Drop. Sai cos'è questa? Quello che dice la tua maglietta. Una bella manovra del wrestling. Sì. Da parte di Panzero. Guardalo. Panzero si è ricordato di essere un wrestler, eh? Guardala un'altra bella manovra di wrestling. Più che panciate e culate, non so, sull'osso sacro di Hardcore Cassi. Tommy Top, ti sembra una panciata, ma è finita Panzero. Uno, due e tre, no! solo conto di due. Panzero che voleva sfruttare questa fase di dominio per chiudere il match. Hardcore Cassi, perché questa cosa orribile? Topless da parte di Panzero, che lo vuole far finita. Va per la sua finisher, bloccata da Hardcore Cassi. Tentativo di Fiatanginese, bloccata. Ed ecco la Panzera, Yoraki. È finita, basta. Uno, due e no! Solo conto di due, che uscita. Due e mezzo di Panzero. Rispetto con te, non fare corda. Cose che non ti competono. Vai Panzero che vola. Sì, vola a vuoto, ma va per la crossface Hardcore Cassi applicata. E sappiamo bene che quando c'è la crossface di mezzo, Hardcore Cassi vince, non molla, non molla. Panzero in seria difficoltà, è pronto a mollare, ma ribalta la situazione. Panzero girata, fantastica. Ancora niente, Hardcore Cassi, finale tragico, finale tragico qui. Oddio. A San Paolo Largo, non voglio neanche vedere, finalmente c'è, voglio neanche sapere quello che sta per succedere. Hardcore Cassi potrebbe diventare campione della corda. Lasciala andare la corda. Ferma la sottomissione di Hardcore Cassi. Tutto legale, assolutamente. Panzero, complimenti alla presenza in ring di Panzero, ma come ha fatto Panzero a non cedere a quella crossface? So. E basta, Hardcore Cassi lo vuole far finita qua. Che cosa sta dicendo? Lo vuole tagliare, sì. Non sei un vero leggero ceffone. Qualcuno che la pensa come me, grazie. È finita. Se tutti sono Andrea, attenzione, cosa è? 1, 2 e 2!
finito! Finalmente l'incubo è finito! Marco Orcassi, nuovo campione dei pesi leggeri! Grande! No! Finalmente un campione da poter rispettare! No! Non una ferma a posto, un novetto di Pasqua colorato! Panzero che mette lo stop al suo regno titolato! Sempre troppo lungo! A favore della rabbia repressa! Che indica il cielo come per dedicare a qualcuno questo match, questa vittoria, suo padre scomparso di recente, e può festeggiare adesso Arco Cassi, può festeggiare mentre Panzero è lì al centro del ring, barcolla, ci ha provato fino in fondo anche stasera, non gli è andata bene purtroppo. Può sempre andarti di fortuna. Ha lottato come un leone, come sempre. Ha dimostrato che... Come sempre ha dimostrato che su quel ring non dovrebbe starci. No, ha dimostrato che si è meritato quello che ha avuto finora. Ce l'ha messa tutta a parte. Ce l'ha messa tutta, come ce l'ha messa sempre tutta. Certo che è contro Arco Cassi. Ha pure di regali e fortuna, però a quel punto la finisci.